quanto tutto sia nel tutto, ugualmente il tutto è in tutto. Chi ben comprende questa verità possiede un gran sapere. Quanto spesso la maggioranza delle persone si è sentita ripetere che la loro divinità, chiamata con nomi diversi, è il tutto nel tutto? Pochi hanno saputo leggere l'intima verità nascosta dietro queste apparentemente semplici parole. Infatti, l'espressione è una delle versioni di un antico idioma ermetico, che è il seguente. Chi ben comprende questa verità possiede un gran sapere. Siccome è così, iniziamo a cercare questa verità, il cui intendimento è di così vitale importanza. In questo concetto ermetico è racchiusa una delle più grandi verità filosofiche, scientifiche e religiose di sempre. Notiamo come, oltre al detto tutto è nel tutto, esiste l'altro, apparentemente opposto, che afferma il tutto è in tutto. Questa contraddizione si concilia grazie alla legge del paradosso. È l'esatto postulato ermetico che riguarda le relazioni che intercorrono tra il tutto e il suo universo mentale. Ora passiamo ad esaminare l'altro aspetto della questione. Secondo gli ermetici, il tutto è immanente al proprio universo, quindi è presente in ogni particella, anche nella più minuscola combinazione. Questa regola generalmente è spiegata dai maestri con un riferimento al principio della corrispondenza. Il maestro istruisce lo studente a formare un'immagine mentale di una persona, di una cosa o di un'idea. Proprio come il drammaturgo forma dentro di sé un'idea dei suoi personaggi, o il pittore crea dentro di sé quella figura ideale che poi cercherà di rappresentare sulla tela. In ogni caso, lo studente noterà che se l'immagine possiede esistenza e vitalità solo nella sua mente, egli, come autore, è immanente ad essa. Vale a dire che vita, spirito e sensazione di reale dell'immagine mentale sono frutto della mente immanente di chi pensa. Per esempio, potremmo dire che Otello, Iago, Amleto e Riccardo III, quando vennero alla luce come personaggi, esistevano solo nella mente dell'autore Shakespeare, il quale a sua volta esisteva in ognuno di essi, in quanto dava loro vita, spirito e capacità di agire. Allo stesso modo, lo spirito di personaggi quali David Copperfield o Oliver Twist di Dickens, oppure ognuno di loro ha un proprio spirito o del tutto indipendente da chi li ha creati. E la Venere dei Medici? La Cappella Sistina? L'Apollo del Belvedere? Hanno una loro personalità individuale o sono piuttosto la rappresentazione del potere mentale dei loro creatori? La legge del paradosso spiega che entrambe le ipotesi sono vere, se osservate dal relativo punto di vista. Non possiamo dire che Dickens si identifica con Oliver Twist, ma possiamo senz'altro affermare che Oliver è Dickens. Il ragazzino potrebbe infatti dire: lo spirito del mio creatore è in me, eppure io non sono lui. Capisci quanto è diverso da quella mandria di mezzi saggi che proclama ai quattro venti:
io sono Dio? Prova ad immaginare un qualunque stolto personaggio di una commedia di Shakespeare che annuncia a gran voce: io sono Shakespeare. Se anche il tutto è nel verme che striscia sulla terra, siamo ben lungi dall'affermare che il verme sia il tutto. Eppure, anche se il verme esiste meramente come qualcosa di basso livello, il tutto è immanente in lui e nei particolari che lo vanno a costituire. Comprenderai immediatamente che quanto detto finora è per forza di cose imperfetto e inadeguato, rappresentando una creazione mentale di menti finite, mentre l'universo è la splendida creazione di una mente infinita. Però è solo una questione di grado. Ovunque opera lo stesso principio, la corrispondenza è sempre presente. Ricorda, come al di sopra, così al di sotto, come al di sotto, così al di sopra. Così l'uomo salirà ai gradini della scala spirituale della vita proporzionalmente al proprio riconoscimento dello spirito immanente del suo essere. Questa è crescita spirituale, la constatazione e la realizzazione dello spirito in noi. Molti sono i piani dell'esistenza, i sottopiani della vita, i gradi di esistenza nell'universo. Sono molti, ma tutti dipendono dal progredire degli esseri sulla scala, il cui punto più basso è la materia più grezza, mentre tra lo spirito del tutto e l'essere più elevato esiste solo una debolissima divisione. Sulla scala della vita ogni cosa è in movimento, tutti percorrono quella via chiamata tutto. Tutto si innalza e procede in avanti. Questo è il messaggio lasciato dagli illuminati. Seguendo gli insegnamenti ermetici sulla creazione mentale dell'universo, possiamo sapere che all'inizio del ciclo creativo, il tutto, nella sua parte di essere, emette la propria volontà, iniziando così il processo di creazione. È l'abbassarsi della vibrazione fino al suo grado inferiore, dove si manifesta la più grezza forma di materia. Questo è lo stadio dell'involuzione, cioè quello in cui il tutto si avvolge nella sua creazione. Questo processo, secondo gli ermetici, corrisponde al processo mentale di un artista, di un inventore o di uno scrittore che si immerge talmente nella propria creazione mentale da dimenticarsi quasi completamente della sua esistenza. E per questo periodo si può dire che egli viva nella sua creazione. Il processo di creazione mentale dell'universo nella mente del tutto è descritto dagli antichi ermetici come meditazione, come pure fanno grande uso del termine contemplazione. Tale idea può essere chiarita maggiormente con l'espressione divina attenzione. Per attenzione si intende, secondo la sua origine latina, il porgersi mediante distensione, quindi il protendersi dell'energia mentale. Grazie agli insegnamenti ermetici sul processo evolutivo, si può derivare che il tutto, una volta stabiliti i fondamenti e i limiti materiali dell'universo, tralascia poco a poco la sua meditazione, dando così inizio al processo evolutivo sui piani materiale, mentale e spirituale. Quindi ha luogo un moto verso l'alto, nella direzione dello spirito.
Così la materia si raffina, le unità si elevano, inizia la vita che si manifesta in forme sempre più alte, la mente si apre maggiormente, il ritmo vibratorio diventa sempre più elevato. Per riassumere, il processo evolutivo inizia e procede in ogni sua fase secondo leggi ben precise, stabilite dal processo di attingimento dell'energia mentale. Servono millenni per questo processo. Terminati molti cicli di secoli, il tutto distoglie la sua attenzione dall'universo, dato che la sua grande opera è terminata e ogni cosa è attratta nel tutto da cui è emersa. Malgrado ciò, è questo il grande mistero, lo spirito di ogni anima non si distrugge, ma si protende all'infinito. Questo immedesimarsi e distogliersi dalla meditazione da parte del tutto rappresenta solo un tentativo dei maestri di descrivere il processo infinito con un esempio finito. E come il tutto si ritrae dalla sua meditazione sull'universo, così l'uomo, nel tempo, cessa di manifestarsi su un piano materiale e si ritrae sempre maggiormente nei meandri del divino, diventando un essere puramente spirituale.